Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi si frigge, prepareremo i filetti di baccalà in pastella. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 800 g di baccalà che ho tagliato a listarelle e a metà, perché oggi prepareremo degli aperitivi, in realtà non lo serviremo come secondo. Farina, quanto basta, acqua, sale e il panko, che trovate nei supermercati, nei settori etnici oppure nei supermercati un po', o nei negozietti anche asiatici. Preparate a parte olio per friggere, preriscaldatelo perché questa ricetta è velocissima. Un'idea geniale anche per le vostre feste natalizie, per presentare un aperitivo, e allora andiamo subito a prepararla. Andiamo ad aggiungere un pizzico di sale appena appena, perché il baccalà, anche se dissalato, comunque è molto saporito. E l'acqua a filo, piano piano, fino a ottenere la consistenza desiderata. Io ci sono quasi. Vedete, non deve filare tantissimo, deve essere piuttosto soda. Finisco un attimo, a fra poco. Come vedete, noi ogni filetto l'abbiamo tagliato a metà. Questo è del peso di circa 60 grammi. Andiamo a immergerlo nella pastella. Io immergo solo la parte del pesce, non la pelle. E andiamo a passarlo bene nel panko, tutto attorno. Niente, si cade. Prendiamolo e lo immergiamo un'altra volta delicatamente e un'altra volta nel panko, così avrà una buona e buonissima panatura bella spessa che andrà a ricoprire bene bene tutto il nostro pezzo di baccalà. E una volta pronto, appoggiatevi in un piatto. Io continuo. L'olio è ben caldo, andiamo ad adagiare dentro delicatamente i nostri pezzettini di baccalà. Friggiamoli bene su tutti i lati fino a doratura. Ho preparato un piatto con una gratella per appoggiarli e farli scolare poi dall'olio in eccesso. Ci vediamo dopo. Quando il vostro baccalà, come il mio, si apre così, vedete? Significa che è cotto. E questo va già trasferito sulla gratella che mi aspetta accanto a me. Vedete la panatura com'è bella croccante? E finisco di cuocere i pezzettini rimanenti, ci vediamo dopo. Eccoci qui, i nostri filetti di baccalà in pastella sono pronti per essere gustati. Ci auguriamo di avervi dato l'idea giusta per la vostra tavola di Natale, ma anche per la tavola di tutti i giorni. Noi andiamo subito a mangiarli perché sono caldi, fumanti, e qua c'è un odorino che non vi so dire. Io e Pierangelo vi auguriamo buone feste, ci vediamo presto, nel frattempo ci godiamo un po' di giorni con le nostre famiglie. Buone feste a tutti e a presto! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.